Amici ed amiche del canale di YouTube di Dub Logistica, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento con la serie 3D Life Simulator 2. Come sempre ringrazio gli sviluppatori della DNA Army per avermi concessa la chiave di gioco, ovviamente. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente a campanellina. Se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano, visita il sito www.ipianibio.it. www.ipianibio.it. Li trovate anche su Facebook ed Instagram. Mi raccomando, visitate il sito, acquistate con fiducia, perché il vero cibo biologico italiano al 100% lo trovate dai piani bio. E come faccio sempre naturalmente, saluto Giglio, l'amico Giglio, e tutta la mitica azienda agricola dei piani bio. E naturalmente, come faccio sempre, saluto Mr. Morenoschi e Tuz e Tuz, e naturalmente vi auguro buon sabato e buon fine settimana. Allora ragazzi, come avete potuto notare, ci sono state alcune modifiche, o meglio, ci sono stati alcuni aggiornamenti. Infatti, con l'ultimo aggiornamento, questo gioco ha aggiunto alcune nuove funzioni, ovvero la possibilità di poter noleggiare i mezzi, ecco qua ad esempio questo bel camion, per eventualmente fare un po' di spesa un po' più consistente per $150 al giorno. Poi hanno aggiunto il secondo piano con questa scala che vi porto a visitare. Questa è la famosissima scala di Milano, come diceva il grande Totò, ovvero il principe Antonio de Curtis. Oltre naturalmente hanno aggiunto anche una casa qui vicino al negozio, che sarà acquistabile naturalmente tramite il portatile, tramite il tablet, alla modica cifra di 100.000 euro. Però ragazzi, a 100.000 euro noi non dovremo più prendere l'automobile per andare ad aprire il negozio, quindi sarà comunque un risparmio a lungo andare, a lungo termine. E poi nell'appuntamento di oggi faremo un po' di cacario. E nell'appuntamento di oggi faremo una bella carica caffeina, quindi andremo ad implementare quelle che sono le attrezzature del negozio che ci permetteranno comunque di poter recuperare qualche soldino, soprattutto quando, diciamo così, le cose non è che vanno proprio benissimo. Quindi oggi faremo un po' di riassortimento, ovviamente, perché bisogna sempre tener conto delle esigenze dell'esercizio commerciale. Innanzitutto però andiamo a fare un attimo un po' di Alicia, cioè, Grattazio Pallorum. Ok, perfetto. Allora, per chi si fosse perso qualche episodio precedente, vi invito ad andare a cercare la playlist di 3D Life Simulator 2. Quindi ragazzuoli, adesso ci vediamo direttamente da Jabber, perché dobbiamo fare un po' di riassortimento. A frappì. E voilà ragazzuoli, sempre più difficile guidare questa macchina qua, altro che Formula 1. Qua diamo sempre qualche piccola testata.
Ovi, ecco qua. Jabber ci sta aspettando. Ops. Buon sabato. Uè, Jabber, buongiorno. Uè, Theodap, buongiorno. A facci la miseria, Jabber. E che bel giubbino di pelle ti sei fatto. Ma non senti caldo con questo calore? Theodap, veramente qua dentro fa freschetto. Ecco, se effettivamente c'è ragione, c'è la porta aperta qua. Senti, Jabber, io faccio un po' di spese, se tu permetti. Ma zio Dab, spendi, spendi, così io mi compri un botto nuovo. brava, sto fatendo. Babbo Jabber, allora ci becchiamo dopo, va, nel frattempo. Vediamo un po' quello che mi serve. Va bene, zio Dab, vai pure. Grazie a sanità. Spendi, spendi. Ehi. Allora, diamo un'occhiatina intanto a cosa manca. Le pere, chili, il pesce ovviamente, quindi diciamo che sono cose che non abbiamo. Allora, così ad occhio, vediamo un poco. Allora, questo lo prendiamo. Questo lo prendiamo. Poi, che cosa manca? Allora, intanto iniziamo a posizionare questi cartoni e ci vediamo ovviamente a riassortimento terminato. Ragazzi, mi raccomando, ovviamente non dimenticate di lasciare un like al video, mi raccomando, perché ciò permetterà al video di poter essere visualizzato nella parte più alta della classifica di YouTube, e naturalmente ciò permetterà anche di dare un po' di etuz etuz a questa live. Nel dubbio, Cipollibus. A fra poco, ci vediamo fra pochissimo direttamente al negozio. Dopo non poche sbandate, insomma, siamo a dopo non poche sbandature e sbandate, siamo arrivati a destinazione. Ma questo cos'è? Vediamo un po'. Shampoo, ok. Dobbiamo andare anche da questo shampoo per i bambini. Dobbiamo andare anche dal nostro Peppino, il verdumaro di il fruttivendolo di fiducia. Ah, le spugne ci stanno, ok. Non mi sono confuso. Vabbè, meglio abbondare che defiggere. Cioè, qua praticamente dobbiamo fare un riassortimento generale. Rapid paper, carta igienica ci sta. Ne abbiamo preso qualcosina in più, ma la super carta igienica è sempre utile, non deve mai mancare per le situazioni di avete capito, no, insomma, quelle situazioni un po' quando ci si trova con la gura, mi dissocio. Ragazzuoli, io intanto mi libero un po' il tavolo proprio per evitare che, come è successo per la macchina per arrostire, insomma quella lì, mi rimanga tutto incastrato. Io libero parte del banco, perché non so in quale punto del bancone qua uscirà la macchinetta per il caffè, quindi nel dubbio cipolla, come dice il Moreno, che saluto naturalmente, vi invito ad iscrivervi al suo canale, mi raccomando, attivate le notifiche, fate la stessa cosa anche per questo canale, mi raccomando,
Non dimenticate di lasciare un bel like e campanellina se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano. Visita il sito www.ipianibio.it. Li trovi anche su Facebook ed Instagram. Acquistate con fiducia il vero cibo bio al 100%, come dice il grande di Gabbatantuno. Ok, abbiamo fatto spazio. Adesso però prima andiamo un attimino da Peppino, il nostro vordumaro di fiducia. Peppino il parumaro. Vediamo un pochettino Peppino come si è vestito oggi. Ci vediamo direttamente dal Peppino. Andiamo da Peppino, Peppino Parula, Peppino che ci vende la frutta e le cipolle, la frutta e le cipolle, ma pure le verdure. A faccia la miseria, mamma mia. Gli devo dire a Peppino che qua se non aggiusta la strada, quello mi deve comprare lui le sospensioni nuove. Peppino, vediamo un po' se sta vestito ancora elegante o se sta in miss un po' più sportivo. Oi Peppi, buongiorno. Uè, zio Dab. Azza Peppi, ti hai fatto sto cibonino? Ma pure Jabber ce l'ha, ma come va? E tu vieni a spendere sempre da noi, eh? Hai ragione. Oh, comunque stai bene. Bel taglio di capelli, complimenti Peppi. Grazie assai, zio Dab. Se tu c'hai qualcosa, prendi pure, non ti preoccupare. Uè, grazie assai Peppi, ci vediamo dopo, dai. Ciao Peppi, grazie. Ciao zio Dab, buona scelta. Grazie Peppi. Allora prendiamo le cipolle per il nostro Morino. Vai. Poi tomato di cialtro, questo ce l'abbiamo. Patate, sì, ce l'abbiamo. Questo ce l'abbiamo. Le carote no. Cavolfiore, mi sembra che ne abbiamo presi. Il peperoncino, questi non ce l'abbiamo. Cucumber un po' alto, questi mi pare che ce l'abbiamo. Vediamo un attimo sul tablet. Allora, le pere. Le pere, ok. Le pere. Le poire. Le poire. Ammazzo, voi quando costano ste pere. Zuzzu. Ah, faccia la miseria Peppi, hai aumentato i prezzi, eh? Oh, quando mai zio Dab, è impressione. Che è soltanto che hai aumentato un po' di cose. Così, impressione. Vabbè Peppi, ci becchiamo alla prossima. Vai pure zio Dab, buona giornata. Grazie pure a te. A proposito ragazzi, se non vi siete iscritti ancora al canale di Dab Logistica, fatelo, mi raccomando. Ui, grazie assai Peppi, grazie. Sempre gentilissimo. A disposizione, zio Dab. Ciao Peppi, buona giornata e buon sabato. Pure a te, zio Dab. Ragazzi, vedete? Quello fra Jabber e Peppino. Qua Peppino è il nostro fornitore di frutta e verdura. Qua si stanno facendo dei grandi affari e noi paghiamo. Allora intanto mangiamo qualcosina, perché io noto che stiamo un po' a terra. Allora le mele, peach, ok, mangiamoci una peach. Vediamo un po' come siamo messi con la salute, perché ragazzi vi ricordo che qui bisogna tenere sempre d'occhio lo stato psicofisico, perché ovviamente rischiate poi di dover pagare un sacco di soldini e non mi sembra il caso. Allora intanto iniziamo a mettere le pere, ecco qua. Ah, ci sta, vabbè. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere se questo episodio vi è piaciuto. Naturalmente attenzione, perché adesso facciamo
L'acquisto, acquistiamo la macchinetta per fare il caffè, la carica caffeina. Ma prima di fare ciò, ovviamente dobbiamo andare subito al bancomat. Al bancomat. Al bancomat, tengo bancomat. Sono il tomat. E bancomat. Dobbiamo carication, quanto è che dobbiamo mettere? Intanto vediamo un attimo. Allora, non questo, 600 mi pare giusto. 600 dollari, ragazzi. Ok, quindi facciamo così. Quindi carichiamo 600 sul conto e poi spostiamo i 600 che ci servono sulla carta, ecco qua, a posto. Adesso andiamo ad acquistare la nostra macchinetta per fare il caffè, che Morino ne sa qualcosa. E poi naturalmente ci congediamo e campanellina. Se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano, visita il sito www.ipianibio.it. Mi raccomando, acquistate con fiducia il vero cibo biologico italiano. Ripeto il sito internet www.ipianibio.it. Li trovate su Facebook e su Instagram. Sì, imbastate la bocca su Instagram. Ragazzuoli, siete pronti? Prepariamoci a fare carica caffeina. 3, 2, 1. Vai Moreno, paga! E voilà! Ah, ragazzuoli! Moreno, bella sta macchinetta, ottimo! Direi che abbiamo fatto un bell'investimento. Considerando che comunque considerando, scusate, ogni tanto mi si imbasta la voca, considerando che comunque ci permetterà di avere comunque degli introiti passivi, come ho anticipato, proprio perché comunque tornano sempre utili per quanto riguarda il trucchetto per guadagnare in maniera veloce, ma ovviamente anche fatto con un certo criterio. Allora, ragazzuoli, io naturalmente direi che ci fermiamo qui, naturalmente. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi che state lasciando tanti like a questa serie, naturalmente, grazie a Morino, ma a tutti quanti voi che guardate questo video, naturalmente se non siete iscritti al canale vi invito a farlo, a lasciare un bel pollicione in su, a farmi sapere se avete bisogno di qualche altra dritta su questo giochino molto bello, molto bello e molto interessante. E allora, grazie mille a tutti. Thank you so much. Buon sabato, buon fine settimana, buona continuazione. E stavolta proprio buono, why you? Grazie.